Siamo qui con lo chef Filippo Cogliandro, ma anche un uomo che ha avuto il coraggio di rinunciare alla malavita, che ha chiesto il pizzo alla sua attività. Come ha reagito alla notizia dell'arresto di uno dei malavitosi che aveva chiesto il pizzo alla sua attività? Beh, io ho reagito in maniera positiva, capirete bene, ho fatto la scelta di denunciare. È quello che un po' mi ha contraddistinto sul territorio di Reggio Calabria è che la mia denuncia è arrivata ancora prima di iniziare a pagare il pizzo. In realtà non succede quasi mai. Un imprenditore che viene vessato dal racket ha molta paura a denunciare, magari perché si rischia di sentirsi isolato. La scelta che ho fatto io è stata quella di denunciare immediatamente dopo il primo contatto. È stata organizzata tutta una serie di attività di registrazione all'interno dell'azienda stessa e a distanza di 15 giorni poi le persone che si erano presentate a chiedermi il pizzo sono state arrestate. Grazie.